Mi sembri una persona calma e di buon senso. Sei una persona calma e di buon senso. Ragazze, ragazzi, rieccoci qua su God of War Ragnarok. Riprendiamo nei panni di Kratos, non che la cosa non mi faccia piacere, anzi, come forse avevo detto, ci sta in un certo senso che comunque impersoniamo in determinati momenti Atreus, ma probabilmente preferirò sempre Kratos. Il suo modo di combattere magari è più, insomma, lo sento più mio, ecco, in un certo senso. Già. Vabbè. E niente. Quando sei pronto sì. per cercare le Norna, sì. Io ci sono. Dammi un momento. Sì, io già mi risento un po' come se fossi God of War 2. Che nel 2 ci cercavamo le parche per cambiare la nostra morte, il nostro destino. Poi le abbiamo fatte fuori, letteralmente. Sentiamo. Questo? Solo se mi agito. Come sarebbe entrato da Asgard? Spiacente, ma dovresti chiederlo a Odino. Ha il controllo di ogni percorso. So che stimi molto la nostra competenza in questo campo, quindi suppongo che sarai deluso. Ma è sempre stato un passo avanti a noi. Guarda come l'ha conciato. Cioè, Atreus, cavolo, andava così d'accordo con Sindri, basta. Ho capito che deve guadagnare la fiducia degli Aesir, guadagnare per salvare suo padre, però, boh, non so, vabbè. Niente, oggetti speciali. Ah, un po' di incantesimi così, sì, c'erano anche nel primo. Purificazione del Bifrost. Gli attacchi a segno contro i nemici purificano più quantità di Bifrost della barra della salute di Kratos. Ah, vabbè, rimedio contro il Bifrost. Ma no, per ora io comunque starei sempre così. Accessori. Questo vabbè, è di Freya, ok. Tutti gli effetti vengono aumentati quando le frecce uniche sono esaurite. Ok, vabbè. No, ma sto così. E niente, ha riparato la porta. Aspetta! Ho qualcosa per te. Sindri! Arrivo! Prima che tu vada a bighellonare di buon'ora, pensavo volessi indietro questo. Ah. Beh, modera il tuo entusiasmo sfrenato. Ma non c'è di che. Ho raccolto ciò che ci serve per trovare le Norne. Andiamo? Scudo del guardiano. Madame Mi-Tog, dove andate? Mi-Tog? Temo che dovremo affrontare delle conseguenze. Sì, è vero, non c'è più. Scudo. Adesso ho scudo impavido. Parate rischiose ma proficue. Ah, questo urca. Questo da difesa 55 e basta. E l'altro ricarica 8. Vabbè, rinunceremmo insomma alla ricarica, ma va bene. Va bene. Uno scudo perfetto per combinare varie opzioni difensive. Per questo va bene. Premi due volte L1 per eseguire un rapido contatto di scudo contro un nemico e spezzare la sua guardia. Sì, sì, ma dammelo. Questo va benissimo. E quello in mezzo. No, va bene così. Siamo a livello 4 così, Già. Dov'è? Ah, questo degli spiritelli non l'ho mica capito, non mi ricordo neanche più, sinceramente. E lui cerca nido. Scoiattolo. Ah,
Mastro Kratos, le mie scuse. La scomparsa di Madame Nitog pesa su ogni mio pensiero. È una tua amica? Più che un'amica, è un'inquilina di vecchia data dell'albero. Era già qui quando arrivai, tanto tempo fa. Il pensiero che qualcosa la tenga lontana dai cuccioli. Terribile, è terribile. Abbiamo ucciso. Abbiamo ucciso. Va bene, non c'è altro. Allora abbiamo... Mi ferai gli occhi di Odino. Ah, è disponibile per il viaggio Muspelheim. Se no dobbiamo andare a Midgard. Vabbè. Proviamo... Non scoperto... Ah no, cioè è disponibile ma in realtà no, perché ci siamo stati con Atreus. Beh, non c'è nessun passaggio. Però non capisco il fatto che sia disponibile, però... no, vedi, ci dobbiamo andare poi, mi sa. Allora niente, andiamo qua. Foresta selvaggia superiore. Atreus non sarà ancora a Midgard? Ci sono appena stata, nessuna traccia. Se Odino l'ha invitato, deve avergli fornito... No, non è l'unica spiegazione. Dimmi dove troveremo queste norne. Ho scoperto alcuni dei loro fili vicino al lago ghiacciato. Ne ho tenuto uno per gli incantesimi, ma potremmo usarlo per intracciarle. Però ricorda, non vogliono essere trovate. Tanto per cambiare sarà difficile. O vorranno essere trovate, magari. Chi prendiamo la tua slitta e andiamo al lago. Midgard. Quanto mi mancavano le folate gelide e gli attacchi dei banditi. È bello. Credono che Kratos sia il responsabile del Fimbulwinter e che ucciderlo gli porrà fine. Chi gli ha messo in testa un'idea tanto folle? Io, ovviamente. Ah, ma certo. Dobbiamo andare dai lupi, fratello. Sì, ma perché ci fa entrare in casa? Magari c'è qualcosa. Non so. No, pure no. Pure no. Non c'è niente. Vado meglio, no. Dai. No, loro ci sono sempre. Cuccia! È un'amica. Ora. Spero che lo capiscano. Quando i lupi sentiranno l'odore delle norne, ci basterà seguirli. Io aprirò il cancello. Apri la porta. Basta guaire. Hanno il pelo arruffato. Non li spazzoli mai. Sono... lupi. Il pelo arruffato porta malattia. Bada a loro e loro baderanno a te. Fratello, esattamente cosa vuoi chiedere alle norne? Come trovare mio figlio. E basta. Non credi sia il caso di chiarire tutta la faccenda della profezia? E di avere un altro parere sulla tua presunta dipartita? Non mi avevi detto della tua profezia di morte? Quando Atreus e io giungemmo a Jotunheim, trovammo un affresco nascosto. I giganti, Fey stessa, avevano predetto il nostro viaggio, i nostri incontri, le nostre lotte. Tutto. Tutto quello che è successo. Ma non sei morto. Quell'immagine rappresentava il futuro. Certo. Non credevo che la morte ti intimorisse. Ma non è questo il problema. No. La morte prima dovrà meritarmi. Allora forse non è il futuro a preoccuparti.
Fay ti ha mandato in viaggio affinché ti imbattessi nell'immagine che hai visto alla fine. E non sai ancora il perché. Vorrei smettere di parlarne. Lago dei Nove congelato. Ora che siamo al lago, come le troviamo le norme? Guarda bene lì. La loro testa indica la via, vedi? Ma io posso esplorare. I lupi hanno percepito un odore. Appaiono in maniera sempre più concitata a mano che... Il lago dei Nove ha visto giorni migliori. Sì, anche qui... I banditi hanno fatto come a casa loro. Non tornavo da queste parti dalla grande battaglia con Sigro. Anche lei elogia quel combattimento. Come lo sai? Mi ha detto tutto quando mi ha trovata. Ha capito di potersi alleare con te molto prima di me. La regina delle Valchirie, nostra alleata. Sono io la regina delle Valchirie, come Sigrun si ostinava a ricordarmi. Posso aprire un attimo? Voglio vedere... perché vedi... anche qua ci sono aree da esplorare. Dovevo immaginarmelo che ci fosse Sigrun dietro il tuo recupero. È così leale, saggia, intelligente, alta. Alto. Non serve una dea dell'amore per capire cosa provi. Qua c'è... Aspetta. Lo sento. Eccolo. Ok. Qui abbiamo Fabbro. La vita ce l'ho tutta. Anche l'ira. Passaggio mistico è stato aggiunto alla mappa. Qua. Sono d'accordo di esplorare la zona, ma sappilo, è laggiù che troveremo le norme. Sì, ma noi cos'è esploriamo. Cos'è quell'avamposto? Avamposto fatiscente, ecco cos'è. Il Ragnarok sta davvero arrivando, dovrai prepararti bene. Per fortuna ho nuovi oggetti. Al tuo servizio. Non è vero, mi stai prendendo in giro. Tu non scegli, io creo. No, non avevo cose da potenziare, no. Beh, se cambiassi idea... Non ci crederai, Mimir. Questo stemma appartiene a Fjothurlund. Fjothurlund, hai detto? È il luogo natale di Sigrun. La maledizione di Sigrun è iniziato, ma dai. Un favore così? Un po' a caso, attiviamo, anche se... Trova indizi sul passato di Sigrun. Un'altra gru. No. Non è che possiamo... andare da altre parti, non penso. C'è qualcuno? Ah. Questi... Spostiamoci! Ok. Ce l'ho dietro. Ma c'è forse... Ah, sì, eccolo lì. Aspetta che sennò tre qua diventano... Ok. Un'altra bestia dormiente, opera di Albis Piedipietra. Cos'è? Blodurgstein. Vittime causate 78 nani e 3 altri. Metodo di prigionia, sonno di notte.
luogo della prigione Midgard. Data di rilascio mai, a meno che le streghe di Vanai non si presentino con una pozione che trasforma l'aggressività in coccole. Anche se si entra in possesso di un cimelio che risveglia, è il caso di non usarlo, a meno che non si muoia dalla voglia di combattere. Prigionia sorvegliata da AS, come nella dedica, al grande stronzo che mi dovrà baciare il culo se mi chiederà di incidere ancora i rapporti su queste tavole. Qui c'è roba, qui c'è, eccolo. Vediamo se sta fermo, penso di sì, magari riesco a prenderlo, forse. Oh, ho preso. Ok. Ah, qua c'è un altro di questi troll. No. Qua ci vuole qualcosa che risvegli, mi sa. Ok, ma... no, lì c'è... qua c'è la gru. Ok. Qui si sale forse? No. Cioè dopo. Quindi l'avamposto è ciò che resta di Fjotunlund. Sigrun è vissuta con questa gente prima di unirsi alle Valchirie. Questa assomiglia... forza Kratos, rialzati! Ma assomiglia a Fey, no? Cioè questa difende un piccolo scrigno... no, aspetta, se no non riesco ad andare lì. No. Sembra che ruoti solo nell'altra direzione. Quindi l'avamposto è ciò che resta di Fjotunlund. Sigrun è cresciuta con questa gente prima di unirsi alle Valchirie. Allora, qui la zona è un po' stretta, eh. Rot! Ma scusa, è un'onda. La Madonna, sciotta, anche questa. Allora, forse mi conviene allontanarmi, va? Oppure caricare l'ascia, le lame, adesso vediamo. Quindi l'avamposto è ciò che resta di Fjotunlund. Sigrun è cresciuta con questa gente prima di unirsi alle Valchirie. No. In guardia Kratos. Hop, me ne vado. Ecco. Ci arrivo ancora? Sì. Oh. Ok, bisognava essere super aggressivissimi. Ok. Ok. Madonna mi... No. No. Kratos. Vabbè, uno era anche morto. Maledizione.
al danno. Allora, aspetta, di là mi ha salvato. Penso di sì. E infatti. Uno. A sinistra. E vabbè, stavo un attimo prendendo in giro. Oh. Bandito, a sinistra. Dove? Ah. Madonna. Però dai, questi con lo stato... Questo è un bel casino. Cioè, questi con lo stato ghiaccio... Cioè, dovrei semplicemente colpirli e basta con le lame, però... Così di... Quell'attacco pesante li tolgo subito, ma devo mirare. Se no... Devo per forza fare questo. Magari. Un po' sì. Dietro di te. Un po' sì. Scalpa. Ok. Nemici a sinistra. Aspetta, no. Congelato. E adesso? Ecco, basta, se ne frega. Ecco, adesso va quel paese. Oh. Ok. Qui. Oddio, l'ho visto all'ultimo. Preso. Sono pure trappole, i trappoloni sti qua. Ah, qui si sale. Per scendere. Ah, guarda lì. Questo non l'avevo proprio visto. Questo non si leva. Qui in basso, lì forse. Ah, aspetta. C'è qualcuno? Ah. Spostiamoci! Schiaffa! Qua. No, meglio lascia. Aspetta. Ecco. Ok. Uno strumento musicale. È della tua terra, vero? Sai suonarlo? Sì. Potresti? No. Dove abbiamo già visto un manufatto identico? Nella camera di Tyr. Ah, ok. Ma qua... Ah, qui ho capito, aspetta. Devo riabbassare. Ok. Poi ritornare giù.
E di qua fare così. E qui. Ok. Qua lo rialziamo. Ok. Mi tenere. Prende. Oh. Alla tua destra. Vai giù, bravissimo. Sai, fratello, Sigrun mi ha detto che l'enorme sala del tesoro del suo regno custodiva i bottini della sua famiglia. Forse questo avamposto contiene un po' di quel tesoro. È tutto ciò che ti ha detto Mimir? Ti ha detto dove? No, solo che lo tenevano nascosto. Andiamo giù. Cosa gira? È sempre una gru. No. Ah, è bloccata. Ah. Poi la rialzo, sì. Aspetta. Aspetta che guardo. Oh, non c'è niente. Che cos'è? Cosa? Ben fatto. Forse quelle rune laggiù possono dirci qualcosa. Cosa? No, non ha mai parlato di... Nome maledetto. Sciagura la grande principessa Sigrun. Il suo cuore è spezzato e presto toccherà anche la sua mente. Ha commesso un peccato per cui non esiste redenzione. Ha amato l'uomo sbagliato. Di bell'aspetto e dal sorriso affabile, era l'uomo perfetto, fatta eccezione per il suo nome. Re Helgi, il padre di Sigrun, re Ogni, non avrebbe mai approvato quel matrimonio per un semplice motivo. Quell'uomo era il suo vecchio nemico. L'odio che Ogni provava per Helgi era così profondo che mai avrebbe fatto entrare quell'uomo in casa sua. Però Sigrun continuava ad amarlo. Tentò quindi di convincere il padre che l'amore potesse essere più forte dell'odio. Ma si sbagliava. Basta dei lamenti. 30. Incudine di Valdi, aspetta. Era... Sì, ecco, questa me la ricordo. Attacco d'aria sconvolgente che infligge lo stato gelo a tutti i nemici vicini e anche danno. Questa non era malvagia. Rispetto a questa è simile, però fa più danno. Mettiamo subito questa. Questa per un po' l'avevo usata.
Va bene, mi fa piacere averla trovata. È una chiave? Mi chiedo quale serratura apra. Nessuna. È rotta. Metà. Non è rotta. È solo divisa a metà. Forse possiamo trovare l'altra parte. Sì, e poi esce un boss. Le chiavi spezzate. Chiavi spezzate uno di due. Esce un boss dalla porta dopo. Da qualche porta. Non so. Ok. Ah, ma io aspetta. Ah no, ne ho un po' di esperienza, ma non tantissima, quindi aspettiamo ancora. Ogni tanto io mi dimentico che c'è l'esperienza. Ah, abbiamo rifatto il giro, ma sì. Ma scusa, quindi qua quello che dovevamo prendere l'abbiamo preso. Vai. Nemico dietro di te. No, ho sbagliato. Dietro di te. No. Kratos. Oh, vabbè. Spettro è un problema. Spettro è un problema. Va giù. Così. Hai un nemico alle spalle, Kratos. Attenzione. Da dietro, in arrivo. Hai troppo le balle. Aia. Schialfa. Tu le devia. No. Via, via, via. Subito. Subito. Rotola, fratello. Sono morti. Dov'è? Ah. Ok. Posto? A posto. Va a vedere, scusa la... Eh no, vedi? Appunti, corvi, forze leggendari, artefatti. A quanto pare ho trovato tutto. Scusa, obiettivi. Mi sa che dobbiamo spostarci da un'altra parte a sto punto. Mimir, cosa dicevano quelle rune? Sigrun ha amato un altro, un re di nome Helgi. Ah, ecco. Erano innamorati, ma i suoi genitori non volevano che si sposassero. Oh, andiamo, Mimir. Non pensavi davvero di essere il suo primo amore, vero? Già. In realtà, sì. Peccato per la camera di Tyr. Prenderò tutto ciò che sei riuscito a recuperare. Scegli pure. Aspetta, vendi tutti gli artefatti. Ok. Souvenir da terre straniere. E mi dimentico sempre... no, dov'è? No, vendi. Che posso fare per te? Incantesimi, cimeli... risorse, perché non la guardo mai la sezione risorse superiore. Ok, ok, ci rivedremo. Ok,
Quindi qua roba veloce veloce praticamente. Prendiamo la vita. No, dov'è? Qua la slitta. Quindi io guarderei. No, noi da dove siamo ah, vedi, bisogna guardare qui. Ok. Ma infatti volevo vedere noi da dove siamo arrivati. Probabilmente da qua. Vabbè, adesso guardo, ma volevo guardare tutto, fare tutto il giro, tutto il lago come abbiamo fatto a Vanheim. Il filo del destino che seguiamo non è la vita di qualcuno, se intendi questo. Le Norne lo usano per segnare la via quando escono dal pozzo. Le Norne vivono in un pozzo? No. Il pozzo di Urd, la loro casa, è difficile spiegarlo. Non è in un luogo fisso, gli ingressi variano. Un luogo sotto la loro completa influenza, dove l'intangibile diventa tangibile. È come vagare nella propria mente. Ma se entriamo insieme, vaghiamo tutti nelle nostre menti. Non mi piace molto l'idea. Aspetta, qua mi sa che c'è un nemico. O nemici. Fortino dei banditi. Ah, ce n'è uno grosso. Fuoco in arrivo! Attenzione, aspetta. Ah, ma questi mica ritorneranno poi da morte. In arrivo, da dietro! Forse è andata fuori. Hai un nemico alle spalle, Kratos! Dietro, occhio! Aspetta. Le fotte! Attenzione. No, ma no, come ha preso? No, loro non sono protetti dal gelo, quindi potremmo usare anche l'ascia. Vediamo. No. Fuoco in arrivo! Rimane il fuoco sul terreno. No, mi ha bloccato. Dietro, occhio! Aspetta. Così. No. Vai a fuoco, Kratos! Dai. Vabbè, e proviamo, no, così. No, anzi, subito così. Via. Beh, vai grazie, a fuoco, Kratos! Cioè, passerà! Rock! Vabbè. Niente. Vai a fuoco, Kratos! Passerà! A destra, Kratos! Ah!
dietro di te! Alla tua sinistra! Hai un nemico alle spalle! Fuoco dietro! Posto? Non ce ne siano altri. Oh. Sì, erano banditi con... noti perché... Si cibano di lupi. Io e Atreus salvammo i nostri proprio da loro. Fu un bel gesto. I banditi Col sono il flagello di questa terra per il modo in cui maltrattano le sue creature. Forse dovremmo fare qualcosa. Forse. Vestiti tu, fratello. Se le Norne vedono il futuro, sapranno sicuramente che arriveremo in ritardo. Sì. Campamenti. Ah, ok. Uno di quattro, vedi. Ok, ce ne sono quindi altri tre da ripulire. Sì, direi di sì. Ma poi non ne troviamo più, vero, di sti banditi, no? Ah, il dono del vichingo, mappa del tesoro. Hai mai incontrato queste Norne? Non di persona. Freya ha ragione, vogliono scoraggiare i visitatori. Odino ci ha provato a lungo, ma non ne ha mai parlato. O si è arreso, o ha visto cose che vuole dimenticare. No, un bug, dai. Non mi ha dato la ricompensa. Vabbè. Allora, lì c'è la slitta. Ok, forte dei banditi, forte dei banditi e anche qui covo dei banditi. Ok. Freya, vuoi dirci cosa hai provato l'ultima volta che hai cercato le Norne? Onestamente i dettagli sono vaghi, come se avessi sognato. Per lo più ricordo che non potei cambiare le sorti di mio figlio. Il che mi rese ancora più determinata. Che qua ci abbiamo. E infatti guardiamo di qua. Fratello, e la tua storia? Non hai affrontato le parche della tua terra? Le leggende sul fantasma di Sparta erano di certo un po' ingigantite. Ingigantite? Di certo non il massacro, una parte giustificata. La parte in cui viaggiasti nel tempo per vincere una battaglia che avevi perso. Poco credibile, ovviamente. No. La diceria di Thor che rispedisce nel passato il serpente del mondo da Ragnarok è una cosa... È la verità. I fili del fato intrecciano vita e tempo. Le parche abusarono del loro potere. Quando le sfidai, minacciarono di disfare la mia esistenza. Così le uccisi e rivolsi il loro potere contro Zeus. La cosa più pericolosa e irresponsabile mai sentita. Queste Norne non hanno una magia simile, né chiunque altro che io conosca nei regni. Già, ve lo immaginate? Se esistesse, ce l'avrebbe Odino, e in quel caso saremmo molto più nella merda di quanto non lo siamo già. Non chiederei mai di cambiare il passato, in nessun caso. Io voglio solo informazioni. Ed è già abbastanza pericoloso per esperienza. Ok, spero di non essere sulla via... principale. Ah. Braciere. Uno scrigno delle Norne, tra l'altro. No.
ce n'è uno. Aspetta. Si scende, forse no. Forse no. Di là. E no, la telecamera no. Beh, da quello lì non ci arrivo da terra, a meno che non uso ovviamente il potere di Freya. Aspetta. Ah, eccolo lì. No. Ok. Ok. Ci arrivo qui. Sì, qui ci arrivo. No, si è spento, aspetta. È sparito. No. Preso, ok. E il terzo non è qui giù, sarà su o è più in basso? Io non l'ho visto. No, qui si inizia. Proviamo ad andare più su. Strano, devo andare su e poi tornare giù e poi andare a aprire lo scrigno qui. Ah, vedi, qui ci arrivavo. Aspetta. Oh, strano, due bracieri e il terzo non si sa, io non lo vedo. Ah, ma qui, ok, non posso risalire, posso solo scendere. Che è qui. Ah, no, io non, se c'è non lo vedo. Devo andare un po' più avanti. Possiamo salire, ma scusa, non c'è un'altra via? Ma qui forse, ma qui è bloccato. Però lì c'è una corda. Ma non c'è un passaggio, ma... Ah, oh madonna, eccolo lì, eccolo lì. Ok, scrigno aperto. Lì c'è una corda, ma... è solo così? Fa ambiente? O forse usciremo poi da lì? Potrebbe essere. Comunque, vabbè. Secondo me sì. Qua è solo per lo scrigno, almeno per il momento. Uno di quattro corni, va bene. Bene, le norne non se ne stanno ad aspettarci. Torniamo dai lupi? Che la morte mi avesse privato del mio appetito, ma per gli dei non riesco a smettere di pensare allo stufato di Tyr. Mi ha risvegliato un languorino. Pudding nero.
haggis e rape. Porridge e miele. E a te, fratello? Quali cibi ti mancano del pre-Fimbulwinter? Olive. Che diamine è un'oliva? Olive. Ok, a posto. Sì. Qui è dove c'è la torre. Ok. Mai visto artigianato simile. Non immagino quanti anni abbia. Tesori rubati trovati. Ma cos'era? Azteco forse? Non vorrei dire, ma... Ok. Solo questo. Qui c'è qualcosa. Fermi. I rematori. Ma un monumento ai conquistatori. Però avevano delle belle navi da guerra. Sponde dei Nove. Si fa vedere la mappa. Qui c'è. Ah, ok, la maledizione di Sigrun. Lì c'è un portale. Ah, non strano, c'è nulla. Ah, qui dove è con Atreus, sì. Pezzettino, sì sì sì. Fammi vedere. Ah, poi qui uscirà qualcosa di potente dal portale. Andiamo. No, elfi. Rot! Oh, ho preso. Stavo facendo. Dietro di te! No, questo dopo. Non devo lasciare che si potenzino e non devo fare quell'attacco runico, sennò mi lascia molto scoperto. Proviamo a usare l'ascia, va. Sono forti, però forse... Dietro, occhio! Preso ancora! Non si capisce niente. Allora, non si capiva niente. A destra! Fratello, si alfa.
Bravo, così. Oh, questo direi che a tutti gli effetti era un mini boss, perché è stato difficile sconfiggerlo. Porca cacca. Poveri dei regni petralegno. Vabbè, prima o poi servirà, immagino. Ok. Vediamo un po'. Qui dove andiamo a finire, scusa? Un altro punto di domanda. Passaggio mistico è stato aggiunto alla mappa, mi fa piacere. Per il futuro almeno. No, un altro. Un altro portale. Mi volete male. Aspetta. Ah, ok, non c'è niente. Ok. Di qua. Gira che ti rigira, gira che ti rigira qua. Oh, ah, aspetta. Ok. Perfetto. Era sotto... Ok. Ah, boh, abbiamo fatto il giro. Abbiamo ucciso praticamente la lucertolina. E di qua è il pezzo... che abbiamo fatto la prima volta con Atreus. Ok. Ci possiamo andare. C'è qualcuno, eh? Siete il ghiaccio nel mio mezzo collo. È troppo veloce, usa lo scudo. Che ah. Questo è un bel casino. Oh, nonostante sia un livello inferiore al nostro, praticamente. Problemi ce li dà lo stesso. E adesso?
Anche lui, Mitsuki è andato. Ok, anche se non appunto il nostro. Anche se no, il nostro livello veramente è dura, è davvero dura. Cioè, oh, aspetta. Ah, qui c'è il tesoro. Manco visto io la mappa del tesoro, ma... Ok, abbiamo trovato il tesoro, visto. Senza vedere la mappa. Ok, scarsa la luce della guida. La luce della luce che guida. Difesa fortuna. Da che ravvicinati una probabilità di fortuna di colpire in modo critico e creare un'esplosione letale. Probabilità base 4%. Rinunceremmo alla ricarica. Boh, io proverei. Facciamo un po' la ricarica, però... Dai, mettiamola. Pace di ferro, non una guerra d'oro. Tyr parlava sempre di quanto fosse costosa la guerra rispetto al valore del bottino. Per lui evitarla era una responsabilità. Ed è ancora così, infatti. Nuova lettura bracciale destro di Tyr. Pace di ferro, non una guerra d'oro. Frase incisa su un bracciale della statua di Tyr. Il ferro è molto più robusto dell'oro. Eppure, a volte la pace sembra fragile come il guscio di un uovo. Di qua non si va da nessuna parte, no? Ok. Vabbè, sì, ma... Continuiamo a esplorare. Di cose ne troviamo.